Grazie a voi. E a nome vostro ringrazio anche Monsignor Dolive. Penso che non c'è proprio bisogno di presentarlo. La fama l'ha anticipato da lungo tempo, penso che lo stimiamo, lo apprezziamo tutti quanti, e la nostra presenza quindi è uno dei segni della stima che abbiamo. È uno dei vescovi emeriti vorrebbe dire pensionati, vero? Però bisogna vedere la sua agenda, non c'è un buco libero, perciò beati questi pensionati, insomma. E venendo secondo me, che stasera pensavo proprio a quello che in questi giorni dice la liturgia, parla di San Paolo, di questa parola di Dio che corre veloce per il mondo, vero? Ecco, ringrazio Monsignor Tonini che fa parte anche lei di questa parola che corre. Lo ringraziamo della sua presenza, che di certo per noi è un grande dono. E il tema che le abbiamo dato, questo tema immenso, il vivere e morire oggi, ecco, penso che sarà capace di trattarlo con le parole ma anche con la sua vita, e ascoltiamo sicuri di non essere delusi. Vuole ostacoli. I fiori sono belli, ma i volti sono migliori. Ringrazio dell'invito, il quale non ho potuto dire di no, perché qui ci sono delle donne padrone di prim'ordine, le donne del movimento della vita in genere, io le chiamo le mie padrone, perché quando si impuntano non ti mollano più. C'è un proverbio nella mia parte, in Piacenza, il mio diretto, che dice: Antoni, o te da mai o masseia. Le donne, o dargli mente, cioè o obbedirle o ammazzarle. Ammazzarle non si può, e allora obbediamo pure. Comunque sono contento di questa imponenza che mi consente di trovarmi qui in mezzo a voi, di calarmi dentro la vostra comunità, respirare la vostra fede e comunicarci un po' i nostri pensieri, direbbe dalla mia parte, i nostri sentimenti, che è la parola più bella del nostro vocabolario, i sentimenti. Questa sera cercherò di affrontare il tema che mi avete affidato con una certa libertà, perché il movimento della vita, forse è opportuno che tenti di allargare gli spazi, lo scenario del suo impegno e dei suoi interessi. Lo esige il tempo, lo esige specialmente il presentimento del futuro. Già, perché è una realtà, ci troviamo in un momento storico curiosissimo, stranissimo, quale forse mai si è avuto prima d'ora. Siamo giunti al momento preciso in cui è consentito intravedere quello che sarà il futuro di domani. Noi sono 40 anni che vediamo cambiare le cose, e quando si pensava che ormai tutto fosse stabilizzato, ecco un rovesciamento infinito. 89, rovesciamento. E quando si pensava che quel rovesciamento, la caduta del muro di Berlino, avesse finalmente annunciato una stabilizzazione di situazione, ecco invece entrare nuovi cambiamenti. Diceva un pensatore francese: questa è la condizione degli uomini, che ogni rimedio debba essere rimediato. Eppure adesso ci sono cose che noi possiamo prevedere sicuramente, ed è su queste cose, su questo scenario del futuro che io mi soffermerò. Però prima faccio una premessa. Premessa con la quale vorrei mettere in chiaro alcune idee. Le idee sono le cose più difficili
da governare, da trattare. Perché quando raccontiamo fatti, subito l'attenzione si fa intensa. Io ho insegnato 16 anni e ecco, ho imparato che i ragazzi, se vuoi averne l'attenzione, bisogna che allora lasci i discorsi generali e scenda nel particolare. Allora, per non dirla alla fine, bene che deve mettere all'inizio questa idea. Di che cosa voglio dire? Primo punto di partenza. Noi siamo uomini anziché cavalli, pare, vero? E diceva Pirandello, il cavallo non ha metafisica, il cavallo non sa di dover morire. Cioè il cavallo ha quel tanto di conoscenza che gli serva al suo mestiere di vivere. Penso che non avete mai sentito o trovato un cavallo che fosse preoccupato, che dicesse cosa mi accadrà domani. L'uomo invece è un essere strano, l'unico essere nell'universo che è in grado di pensare al domani. Non solo, ma che è in grado di pensare al suo mondo intimo, che si fa mille interrogativi, non appena su cosa mangio, cosa vesto, ma come sto dentro, è bene, è male, è giusto, non giusto. Ma stranamente è anche l'uomo più difficile da regolare, proprio perché è ricco, è straricco l'uomo. Le formiche, ha mica tanto da studiare le formiche, ha un poco da governare le formiche. L'uomo è straricco nella conoscenza. La mente sua si libera sull'universo, mette insieme, gli arriva a tutto l'uomo, anche il bambino, appena comincia a conoscere, gli arriva al mondo intero. E la sua mente è una centrale che capta il mondo intero. Diceva Bergson, un grande filosofo francese, tutto il resto, gli altri esseri sono les êtres clos, gli esseri chiusi. L'uomo è l'unico essere aperto. Questo tavolo è un essere chiuso, questo tavolo, che gli mette su un orologio, non so se è di lato questo qui, ma qualcosa del genere, ma gli mettesse un orologio d'oro, non trepida, non fa festa, non se ne accorge neanche, essere close, è quello che è e basta. Invece io invece sono un essere aperto, siamo esseri aperti. Noi siamo in grado di interrogare le cose, di confrontarle le cose. Non è che più entrano e a un certo momento si faccia pieno. No, più entrano e più ne stanno ancora. Ma è questa ricchezza che fa problema. Che fa problema. Perché? Perché il pensiero gli è dato per decidere, per fare delle scelte, per fare da padrone di se stesso, per essere libero di poter disporre di sé. E qui comincia la difficoltà. Perché essendo libero ha da governare, ha da giocare mica appena con due carte, tre carte, quattro carte, ha un mucchio di carte che non finisce mai. E sono a tutti gli istinti degli animali, ma sono messi lì a sua disposizione. Mentre nell'animale gli istinti sono ben regolati da natura, diceva Pirandello in un personaggio, come tu mi vuoi, fa dire da un personaggio, gli animali almeno sono natura, soggetti distinti. L'uomo invece, se non avesse la ragione che gli imbriglia, cosa sarebbe male? Dice, ma come c'entra questo discorso che sto facendo con... Abbiate pazienza un attimo che verrà. Allora concludiamo questa prima osservazione, che l'uomo ricchissimo, essere più ricco del mondo, essere libero, essere che ha a disposizione tutto se stesso, è l'uomo, è l'essere più a rischio. La formica non rischia niente, gli ha provveduto tutto in natura, l'uomo rischia tutto. E tanto è vero che ci sono degli uomini magnifici,
sono degli uomini terribili. Uomini in cui la vita lì è, anche donne, in cui la vita lì è un gran bene ed altri quella vita la sciagura per sé e per gli altri. Adesso vedete molti uomini messi insieme, ognuno dei quali ha un problema a se stesso e nasce il tema della società, della società. Come si fa a mettere insieme uomini, ognuno dei quali è uno, nessuno, 100.000, è fatto di 100.000 pezzi. Come si fa a metterli insieme e creare una società? Formicaio, alveare, ma vedete che ordine stupendo? Ordine stupendo. Lì non sgarra, non si sgarra. Famiglia, 3 persone, 5 persone. Forse qui a Tione tutto va bene, perché forse qui sono tutti santi. Ma sappiamo tutti, e stare insieme è difficile. È difficile. Si litiga già da fidanzati, potete poi immaginare dopo. Mettete insieme molte famiglie, mettete insieme molte regioni, mettete insieme molte nazioni, mettete insieme molte razze, ed ecco allora nasce il grande, la grande problema, che poi è chiamata la questione sociale. Come consentire la vita di una comunità dove è consentito a ognuno fare della propria vita un bene, perché questo è il problema. Fare sì che la tua vita riesca un bene. Questa ragazza, come ti chiami tu? Quanti anni? 10. Come fare sì che la vita a Rita riesca bene? Ma mica appena a 10 anni. Come consentire che la vita di Rita a 10 anni sia abbia tali radici, tali fondazioni per cui fatta grande possa essere di aiuto ad altri, perché la vita a loro, a quelli che metterà al mondo, a quelli che incontrerà, gli riesca un bene. Questo è il grande problema. Il grande problema. E tutti sappiamo com'è vero che la vita del singolo dipende dalla vita della società, la quale dipende dalla vita del singolo, è un intrecciarsi di destini. E sappiamo anche che è vero, ci sono le malattie, ci sono gli incidenti, gli sciaguri, c'è la morte, ma le maggior pene non vengono dalle malattie, dalle sciagure e dalla morte. Ma le maggior pene ce le facciamo a vicenda, vero? Ce le facciamo a vicenda. Mettete poi insieme le nazioni e voi vedete quel che accade. Jugoslavia, gli spettacoli che ci vengono da quel mondo. Il gran problema del futuro sarà sempre eternamente identico a quello del passato. Come creare una comunità, far sì che la comunità umana possa svolgersi così serenamente, intrecciandosi le vite con le altre vite, così da farsi, così, per permettere, ripeto, a tante rite che nascono, e tu ti chiami? Rosita. Oh, Rosita, bel nome, anche Rita è un bel nome. Questi ti chiedono la vita lì e la possono benedire la vita. Il problema del futuro si gioca su questo grande tema. Per fortuna abbiamo dietro le spalle, abbiamo dei grandi eventi. Dietro le spalle abbiamo secoli e secoli di generazioni che sono affaticate per studiare come mettere insieme la società. Ma soprattutto per porsi una domanda: chi è colui che cammina prima con 4, poi con 2, poi con 3 gambe? Era il famoso mito della Sfinge di Tebe. Perché questo è il problema. Un conto è mettere insieme dei cavalli o dei vitelli, e un conto è mettere insieme degli uomini. I vitelli
basta studiare la loro vita, non hanno tanto esigenze, li ha da mangiare bene, e poi ci sono pronti. Ma gli uomini invece hanno bisogno di, ecco, di sapere chi sono, di studiare chi sono. E allora di sapere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Ed ecco, allora ripeto, formarsi le varie civiltà, che sono quel modo, quell'insieme di regole che gli uomini hanno trovato per stare insieme, così da consentire la vita come un bene ciascuno. Finendo l'introduzione, finalmente, bene, noi abbiamo avuto per secoli e secoli tentativi di creare la vita, una comunità umana. I greci avevano creduto di averla trovata meglio di tutti gli altri, i latini pure, però era una società nelle quali erano tutti uguali, ma alcuni di più, nelle quali gli ateniesi credevano di essere meglio degli spartani, i liberi molto meglio degli schiavi, i nati bene, gli eugenei, molto meglio, con più diritti dei poveri pezzenti. I romani non ne parliamo, che il romano aveva tutti i diritti, che il romano non era, non ne aveva nessuno, non ne aveva alcuni così concessi. Lo schiavo era una specie di, una via di mezzo tra l'uomo e l'animale. È arrivato un certo momento l'annuncio del Vangelo e si è diffuso nel mondo. Questo è un evento straordinario. Noi che siamo cristiani però non siamo in grado di capire più che cosa ha significato l'arrivo del Vangelo nel mondo, ma viene il tempo in cui, ciò che vi farò capire stasera, in cui siamo in grado di capire, di scoprire che cosa ha portato Cristo nel mondo. E lo capiremo, sapete perché? Lo capiremo come un ragazzo e una ragazza capiscono, la ragazza 14enne o 18enne o il ragazzo di 15-20 capisce l'importanza di sua madre e di suo padre. Finché ci sono, sono noiose le mamme. Rosita, sono noiose le mamme. Dite la verità. Dite la verità, Rita. Sì o no? Un pochino. Ah, capito. Ho capito. E tu ti chiami? Tu ti chiami? No. Vado in ospedale, che arriva il momento in cui, ma dice, sa, i medici dicono, ma vedremo, ma c'ha qualcosetta, lui comincia a diffondersi nella famiglia, lo spaventa, allora si capisce chi è tuo padre e chi è tua madre, e allora ci si stringe attorno. È arrivato il momento in cui sa da capire, chi ci comincerà a capire che cosa ci ha portato Cristo Signore, e lo capiremo per le sfide immense che stanno venendo attorno ad addosso a noi. Ci troviamo nel momento storico più delicato della storia del mondo. Che cos'è che è in gioco? Ecco, è in gioco questo, il tipo di uomo e di società che Gesù Cristo è venuto a portare in altro mondo. Che cosa è venuto a farci sapere? È dovuto farci sapere con quali pensieri il Creatore ha pensato l'universo e quale posto ha dato al mondo nell'universo. E allora che cosa sia l'uomo nell'immente di Dio all'interno dell'universo. E quando portò questa notizia, che cosa fece sapere? In breve, quello che sappiamo del Catechismo, ci fece sapere che ogni uomo è
chiamata, al mondo sono chiamata da Dio. E tutto il resto, fosse anche un uomo solo, ci fosse anche soltanto Rita e Rosita al mondo, ci fossero soltanto loro due, Dio avrebbe creato il mondo ugualmente, e il sole avrebbe ugualmente scopo, e l'aria pure, i mari, il mondo, l'immenso mondo astrale, perché li ha creati con la mente qui, con la libertà nel cuore, per entrare in rapporto con la grande novità, l'uomo, al mondo su chiamata di Dio, l'uomo che vive voluto dal padrone dell'universo, l'universo messo a disposizione dell'uomo dalla volontà di Dio, e l'uomo destinato a entrare in rapporto d'amore con Dio. In più, il colmo dei colmi, a un certo momento Dio manda al mondo il figlio suo, che si fa uomo nel grembo di Maria, e compare in mezzo a noi come un uomo, ma nasconde dentro la maestà, la potenza del figlio di Dio. E nel giorno del battesimo si inserisce lui personalmente, si inserisce nel cuore di ogni ragazzo, si inserisce e lo conduce di dentro. Sicché ogni uomo che tu incontri, tu allora sei portato, una volta che sei abituato a guardarti te dentro l'occhio di Dio, ti accorgi, capisci che anche l'altro merito infinito, rispetto, appartiene all'Onnipotente, giù le mani dall'uomo. Nasce il concetto dell'uomo, della dignità umana. Scompare la schiavitù, nessun uomo può essere padrone dell'altro uomo, l'uomo è chiamato persona, per dire che l'uomo non potrà mai essere proprietà di nessuno, neanche del padre e della madre, che invece diventeranno i servitori dell'uomo. E allora la comunità che cos'è allora? È una comunità di persone, comunità nella quale ogni individuo è lo scopo del mondo intero, lo scopo dell'intera comunità. Allora non c'è nessun padrone che possa di più sull'altro, uguali nella dignità, degni di infinito rispetto, perché di loro geloso è il creatore. Semmai, se c'è una differenza, ci sarà la differenza, e sarà questo, che più uguali sono i più deboli, quelli che hanno più bisogno, quelli che hanno, sembrerebbero avere meno importanza. Il bambino appena nato, il bambino nel grembo materno, il vecchio che è mezzo rimpicillito come sto incominciando io ad essere, il ragazzo meno fortunato, insomma quelli che sembrerebbero contare di meno, quelli contano di più. Aveste studiato, come ho avuto la fortuna di studiare lo sviluppo del diritto romano, avreste subito uno stupore infinito al vedere come mano a mano che il cristianesimo entrava, che il Vangelo entrava nelle coscienze, che le generazioni si facevano cristiane, a mano il diritto romano si raddolciva, si umanizzava, si faceva più tenero, più mite, e anche il processo allora diventava più umano, più attento a non offendere nessuno, a non togliere mai l'onore a nessuno, a non considerare nessuno reo fino a quando non ha dimostrato di avere. Questa è la premessa che mi permetto di fare. Cosa sta succedendo adesso? Questo grande progetto che chiamiamo l'umanesimo di Dio, il progetto sull'uomo, adesso subisce una sfida. Che cosa contribuisce a fare la sfida? Prima di tutto è lo scenario nuovo che si crea nella storia umana. Quale scenario nuovo si crea? Si crea, si fa chiaro adesso, come mai prima d'ora, che il destino umano è unico per il mondo intero. Lo chiamano il fenomeno del villaggio globale, la mondializzazione della vita. L'economia si fa mondiale. Sempre di più, e adesso le grandi potenze, quelle del cosiddetto primo mondo, si rendono conto che hanno bisogno del terzo, quarto e quinto mondo se non vogliono essere condannati alla recessione. Perché? Perché sono arrivati a tale capacità produttiva che o trovano nuovi sbocchi di mercato o altrimenti sono costretti a stagnare, dunque allora a cadere nella miseria.
loro, per non per sfuggire, hanno bisogno di portare a capacità di mercato i paesi dall'altro mondo, del quarto o quinto mondo. Quello che sta accadendo. Se voi, l'altro giorno su una rivista tedesca, Der Spiegel, c'era pubblicata la foto di due auto, la Golf e la Fiesta, con sotto 15 quadrettini. In ogni quadretto c'era la foto di un pezzo delle macchine, 15 pezzi. E accanto il paese dove ogni pezzo era prodotto. Ebbene, per fare una Golf ci lavorano dentro 15 paesi di tutte le parti del mondo. Cosa sta a dire? Vuol dire che il mondo sta unificandosi, sta formandosi insieme. I blue jeans che arrivano in Italia, made in Italy, invece magari sono cuciti da giù nell'isola dei Seychelles. È uno sviluppo immenso che sta verificando, lentissimo, ma si va verificando, ed è una cosa prodigiosa. Ma una cosa più interessante è un'altra, che grazie a Dio anche si va unificando l'attività politica, che è il destino politico dei paesi del mondo, cioè ci si va convincendo che è l'interesse di ogni paese, anche dell'America, degli USA o del Giappone o dell'Europa, è interesse che la Somalia, in Somalia ci sia la pace, è interesse urgente che si ristabilisca l'armonia nei paesi laggiù tra Israele e i palestinesi. Anzi, non è interesse, no, è condizione essenziale perché possano stare tranquilli, che altrimenti un giorno o l'altro qualsiasi Saddam che trovasse una bomba atomica e la scarventasse su Israele sarebbe la scegliere del mondo, perché allora l'Islam troverebbe un capo, trovando un capo sarebbe pronto anche a sobbillare il mondo intero. È una novità prodigiosa, sono fortunati i ragazzi che si trovano a aver 17 anni oggi. Avete visto come l'ONU per la prima volta nella storia del mondo interviene adesso? Sono già 15-16 volte che l'ONU è intervenuta negli affari interni del paese. Cosa significa? Perché interviene? Ciò che rompendo quell'altro calco, quello schema del diritto internazionale che prevedeva l'intangibilità degli affari interni dei singoli paesi. No signori, mi diceva De Cuella, che sempre più l'ONU interverrà, non solo dice l'ONU un giorno avrà un suo esercito internazionale a disposizione per essere pronto a fermare le lotte interne intestine, perché la Somalia è destabilizzata, una Somalia sconquassata, è un continente destabilizzato, e un continente destabilizzato impedisce al mondo intero di vivere in pace. Vedete, ma cosa c'entra questo quel tema nascere e morire? Scusate, ma vale la pena nascere se poi le guerre divorano? Ma vale la pena molto, molto difficile, poi devono essere carne da cannone? Ma cos'è la volontà di Dio se non questa? E cosa ha mandato il figlio suo al mondo se non perché? Per far sapere che devono essere un solo gregge, un solo pastore, una sola famiglia? Ma la cosa più straordinaria è che 3 mesi fa è stato firmato un trattato chiamato dei cieli aperti, firmato dai paesi dell'ex patto di Varsavia e della NATO. Per capire cosa vuol dire bisogna ricordare che c'era nel diritto internazionale una clausola che prevedeva la intangibilità dei cieli, perché avevano diviso anche i cieli e avevano messo i confini anche lassù, non sono riusciti a metterci sui guardrail perché è distante. Ed era scritto nel diritto internazionale che la violazione dei cieli di un paese poteva essere causa di guerra. 5 anni fa un aereo coreano, avendo sbandato nei cieli russi, fu abbattuto con 253 vittime. Signori, questo non accadrà più per la gran parte del mondo. Perché tutti i paesi dell'Europa, dell'America Latina e dell'Asia hanno fatto un trattato chiamato dei cieli aperti con il quale sono impegnato a stabilire
istituire un corpo aereo di spionaggio su tutti i paesi firmatari, di maniera che ci saranno gli aerei che sorvegliano per controllare la produzione di armi atomiche. Ma allora, anche qui, i paesi hanno accettato di essere spiati. Perché? Perché hanno capito che la tua sorte dipende dalla sorte degli altri. Perché è entrato nel convincimento delle coscienze ormai che siamo una cosa sola, siamo una famiglia sola, e il destino è solo. Ma allora abbiamo un preannuncio della visione cristiana della vita, sicuro? Si apre uno scenario che fu predetto, prevoluto, preannunciato da Cristo Signore. Ma se questo è, allora c'è qualcosa di molto bello in vista. Sì che c'è qualcosa di molto bello in vista, ma si possono mettere al mondo tranquillamente i propri figli senza temere che domani li raggiunga la cartolina precetto che li chiama la guerra, che li chiama a difendere 10 metri o un chilometro di confini. Che non accada, cioè quel che è accaduto a mio nonno quando arrivò la cartolina di mio padre, lo chiamava in guerra, 1915, io avevo un anno ed era sulle sue ginocchia. Visto la cartolina, il precetto intuì, svenne e mi lasciò cadere per terra. E da allora sono rimasto un po' tocco. Voglio dire ai ragazzi che hanno 17 anni, che devono ritenersi fortunati, perché c'è qualche cosa di meglio nel mondo. Che nascere adesso è sempre più promettente che un tempo. Che mettere al mondo i figli oggi lo si può con maggiore serenità. E dunque andiamo verso uno dei momenti più straordinari della storia umana. Spero che subito da concludere che non basta lasciare cadere questi tempi, bisogna preparare questi tempi. Allora vuol dire che scuola, famiglia, chiesa devono preparare i ragazzi, i nostri ragazzi di adesso che vanno alla scuola materna elementare, la prima comunione nella cresima e poi su, prepararli con un cuore mondiale. Allora purificando l'aria da tutti i nazionalismi e da tutti anche tutti quei imbarbarimenti storici che facciamo credere Deutschland liberales o giù di lì. Ma è in questo quadro allora che il grande tema del nascere e del morire assuma proporzioni e assuma qualificazioni un po' diverse, perché dentro quella novità dell'ampliarsi del mondo, della storia del mondo, né altre ne stanno venendo, emergendo fuori, che sono incredibili. Ce n'è una che accenno per poi venire a quell'altra che ci sta più a cuore, che poi la seconda della novità delle linee di futuro, ed è la trasmigrazione dei popoli, che sarà uno dei modi di dire il fenomeno più prodigioso, più straordinario nei prossimi decenni, nel prossimo millennio. Uno studioso tedesco, Der Spiegel, qualche mese fa diceva che nel 2000 avremo 500 milioni di uomini che premono sulle frontiere altrui, premono per portarsi via i figli dai propri paesi, disposti a lasciare i propri morti, i propri ricordi, ad affrontare novità, gente che non si conosce, un po' come il popolo delle barche di 10 anni fa quando scappavano dal Vietnam, pronti a gettarsi all'avventura nell'oceano. Cosa sta succedendo? Perché? E perché nel futuro, già adesso,
Cioè adesso abbiamo un nuovo soggetto storico che si chiamano i satelliti, la telematica, i satelliti, i quali i satelliti girano, spiano il mondo intero e mascalzoncelli come sono irrispettosi, come sono di tutte le leggi, di tutta la storia, ti rubano tutta la realtà, te la portino in ogni casa, sicché ogni casa allora si vede arrivare la realtà del mondo intero. E ti accorgi che il nascere e il morire è uguale dappertutto. E ti accorgi che tante delle cose che tu credevi importanti non contano niente. Sarajevo, piazza di Sarajevo, cadaveri che sono macchie di sangue. Somalia, avete in mente quale immagine di quella donna? L'ho fatta vedere e con la mammella scoperta e il bambino in braccio con la bocca aperta a gridare, non a chiedere latte ma a gridare la sua disperazione. Lei, la donna con quella mammella scoperta, il bimbo accanto, simbolo dell'amore materno impietrito, impotente. Chi ha detto di fronte a quell'immagine, quella è una somala lontana migliaia di chilometri, quella è una negra? E non c'è madre che non abbia pensato al proprio figlio e che l'abbia visto quel bambino come proprio figlio. Sono fenomeni sconvolgenti, altro che l'ero. Quelle sono le grandi, come grandi lezioni universitarie di umanità, che ti fanno dimenticare tutte le tue stupidaggini, che ti portano all'essenziale, ti portano, come fa sempre, il dolore e la morte. Ebbene, questi grandi fenomeni della trasmigrazione dei popoli sono un momento, un fenomeno, dicevo, che sconvolge poi la nostra vita comune, questo nostro modo di vivere comune, tranquillo. Vive gente che vive insieme, che vive tranquillo, col carattere diverso, sani, malati, ricchi, poveri, intelligenti un po' meno, caratteri belli, caratteri brutti, ma insomma la stessa lingua, o anche se non fosse una lingua diversa, però insomma abbiamo la stessa civiltà, gli stessi modi fondamentali di pensare. Però lo grande sconvolgimento, e ci troveremo particolarmente in Europa, ci troveremo fra poco, il mondo afroasiatico. Uno studioso tedesco, francese, diceva che la Germania nel 2080 si troverà ad avere 10 milioni di tedeschi e 50 di afroasiatici. Non si nasce. L'Italia, peggio ancora, uno studioso italiano, professore un grande demografo, diceva in una trasmissione in cui ho partecipato anch'io, non so come verrà il nome, è un segno di rimbecillimento questo. Il professor Golini diceva che fra 70-80 anni 4 regioni italiane saranno deserto: Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte. Non si nasce. O dovranno essere ripopolati. Da chi? Prima saranno i Terum, che verranno su, e i lombardi li andranno a cercare, saranno ben preziosi allora, vedete bene come sono preziosi, voglio vedere se parleranno della Repubblica del Nord, ma non basteranno, allora li andranno a prendere dove sono, il mondo afroasiatico, l'Europa è destinata ad essere ripopolata dal mondo afroasiatico. E mondo afroasiatico che vuol dire un mondo che è un po' dove abbiamo, di cui abbiamo già un esempio dalla Francia, 50 milioni di francesi, 5 milioni di afroasiatici, per la gran parte oltre il 90% musulmani. E la Francia si trova già di fronte a questo fenomeno incredibile, ma è già vero. E la Germania, che 10 anni fa si è fatto mandare, ha fatto un trattato con la Turchia per avere 10 milioni, 1 milione di turchi, si trova i nazisti adesso che sono in battaglia per contro gli stranieri. Ausländer Hass, l'odio
nello straniero. Il problema, quale sarà il problema allora? O l'Europa o questa comunità sarà in grado di stare insieme gente di razza, di civiltà diverse, di religione diverse, o altrimenti saremo liberalizzati. Cosa vuol dire liberalizzati? Guerriglia, razza, o balcanizzati, jugoslavizzati, sbosniacizzati o serbizzati, come voi volete. Sono sfide incredibili, sono sfide incredibili. E d'altra parte sono qui. Ma allora la comunità cristiana ha il compito di preparare i ragazzi di adesso a questi incontri. Ha il dovere sacrosanto, non possiamo permettere che questa generazione di ragazzi arrivi disadattato al futuro. Ma allora è qui che incomincia a entrare in gioco quel che vi stavo dicendo, la grande sfida sulla civiltà. Sulla civiltà. Perché? Perché questo tipo di uomo e di società nel quale viviamo adesso, ogni uomo uguale all'altro uomo, la donna uguale perfettamente all'uomo, nella sua dignità, la famiglia, famiglia monogamica, dove la donna appunto è uguale all'uomo. Ebbene, questo tipo di civiltà sarà messo a... Ed è bene che il movimento della vita lanci lo sguardo al di là del muro di cinta, oltre il grande tema dell'aborto. Perché questo è il tema preziosissimo, questo dell'aborto. Ma stanno accadendo dei fenomeni e delle sfide che superano l'importanza dell'aborto. Cosa voglio dire? Per spiegarmi dirò quello che sta accadendo in Francia. Due anni fa, all'inizio della campagna elettorale per le elezioni regionali, Madame Cresson, che era la Presidente del Consiglio francese, fece un appello alla nazione e disse: la campagna elettorale nostra è incentrata tutta su un gran problema, quello di les immigrés, gli immigrati. E ha ragione, per una ragione, perché sono il 10% dei francesi. Dobbiamo essere loro grati perché consentono alla Francia di tenere alto il loro livello produttivo, però portano problemi perché appena arrivati in Francia chiedono l'accesso ai diritti, ai servizi sociali, sanitari, scolastici e poi il ricongiungimento della famiglia. Dopodiché arriva la prima moglie con la prima famiglia, la seconda moglie con la seconda famiglia, la terza moglie con la terza famiglia, la quarta moglie, non tutti, ma è un fenomeno che proprio consentano il mondo islamico, apro una parentesi, mi diceva a me un senegalese che è a Ravenna: cosa prendere cuore? Noi siamo poveri, più di quattro mogli non possiamo. Chiudo la parentesi. È un altro modo. È una sfida incredibile. Noi non sappiamo immaginare, una vita, una famiglia, un uomo con quattro donne, con quattro famiglie. È una delle cose più straordinarie che ha portato il cristianesimo nel mondo. A me diceva Bourguiba, l'ex presidente della Tunisia, che veniva a Sasso Maggiore, li incontravo spesso a Mantello. Le nostre femministe combattono per eliminare la schiavitù della donna connessa con la poligamia. E ci sono riusciti e hanno introdotto il matrimonio monogamico, dove la donna è riconosciuta nella parità totale, parità totale. Il futuro dovrà decidere. E disse allora la Madame Cresson, i francesi presto, quando specialmente gli islamici saranno il 20 o il 30%, dovranno fare una scelta se vogliono conservare la dignità della donna nel matrimonio monogamico oppure se vogliono introdurre la poligamia con la schiavitù della donna. La ricaduta della donna non è una schiavitù. Non basta nella civiltà islamica, non è che io voglia parlare male della... Ho detto prima che il Vangelo ci comandi il rispetto totale della libertà di coscienza.
dobbiamo preparare i nostri ragazzi al rispetto della libertà di coscienza. Nazi skin nella nostra Europa non ce ne devono essere. È il Vangelo che ci comanda di rispettare ogni uomo, qualunque sia, qualunque religione professi, di rispettarlo, faccia le sue scelte liberamente. Però non possiamo non aprire gli occhi e non dire il prossimo anno dobbiamo fare una scelta di civiltà. Ed è bene che il movimento della vita si faccia carico di questi nuovi eventi che verranno. Il tema dell'aborto non lo chiudo lì dentro, ma sia appena un punto, un momento. Se la vita è il degno di essere vissuta, è un grande dono, questa vita dobbiamo sapere che è nella civiltà cristiana che ha avuto il massimo di suo sviluppo. Il momento della vita deve in particolare prendersi a carico proprio il tema della dignità della donna. Perché se il nostro mondo è umano e se questa è la società più umana, quella della civiltà occidentale, è proprio perché alla donna è stato riconosciuto questo ruolo immenso, che è un po' di guida spirituale, la guida spirituale. Non è bene qual è che genere nel corpo, ma è qual è che genere nell'anima. Ebbene, allora diciamoci chiaramente che bisognerà fare dell'Islam, del problema dell'Islam, un problema. Io consiglio a voi sacerdoti del Vaticano e del Decanato di farlo presto, di farlo entrare nella catechesi, non con lo spirito di polemica di colui che vuole indica i nemici, sono fratelli, però che mette insieme il rispetto della libertà, però con la fedeltà al Vangelo, con la consapevolezza della grande fortuna che abbiamo avuto nell'essere cristiani. Torna il momento in cui riparerà sempre più grande che quale fortuna fu essere stati chiamati alla fede cristiana. E voi donne ve ne accorgerete soprattutto, ma tutti ce ne accorgeremo quando e basta accorgerne quando ci viene a sapere, ad esempio, che nel tribunale la donna, per compensare la testimonianza dell'uomo, ci vogliono due donne. La donna trovata in adulterio è lapidata, l'uomo per l'uomo nulla. L'uomo ha il diritto di dare il livello di ripudio con due paroline senza bisogno di tribunali, e la donna è abbandonata e lui si prende i figli. È un'altra civiltà. Ma c'è una cosa delicata qui che voglio dire, spero che me la lasciate dire con estrema serietà, come la voglio dire. Io ho qui un numero del Nouvel Observateur, che è un settimanale più votato, settimanale francese, e ha uno studio sull'excision, cioè su quell'operazione che in certe zone dell'Africa e dell'Asia vengono operate sulla donna, sulla ragazza quando arriva a 14-15 anni. L'excisione e l'infibulazione. Parigi si è trovato, è notizia di questi giorni, si è trovato una corte d'assisi, ha dovuto giudicare una donna del Mali perché alla figlia quindicenne aveva sulla figlia sul corpo, alla figlia quindicenne ha compiuto una menomazione del suo organo ginecologico. Perché? Perché aveva subito la nonna, la madre, lei pure, che consiste nella cucitura delle piccole labbra in maniera tale che quando si sposerà potrà presentarsi al marito, come condizione assoluta per essere sposata, dimostrando che è ancora intatta. Operazione terribile. L'hanno condannata, nonostante dicesse mai la mia cultura è questa, e l'avvocato suo diceva bisogna avere il rispetto delle culture, ma il giudice francese ha detto no, per nulla, no, non possiamo tollerare che in Francia la donna subisca menomazione di questo genere. Ma vogliamo convincersi allora, perché dobbiamo aspettare? Ma forse è bene che subiamo questi incontri, perché soltanto allora capiremo che regalo ci è stato fatto.
Ebbene, io vi dica qui che le democrazie europee stanno ricevendo lo scossone. Il tempo futuro sarà, costringerà queste benedette democrazie così in crisi adesso ad accorgersi che hanno dentro un tesoro che rischiano di perdere. E cos'è quel tesoro che rischiano di perdere? Proprio i valori cristiani della vita, del modo di concepire la vita. È bene sapere che Montesquieu, parlo specialmente ai giovani, o chi di voi ha modo di studiare, di approfondirsi, specie chi volesse fare domani studio di diritto o di economia politica, eccetera. Montesquieu, quando il famoso prospetto, è uno dei progettisti dell'attuale democrazia occidentale, mentre nel primo volume del suo libro L'Esprit de Loa esalta la democrazia in confronto agli stati di monarchia assoluta, bene, nel secondo volume si pone questa domanda: ma queste democrazie devono pur trovare delle regole di vita, dei valori comuni, allora devono trovare un'ispirazione, cioè devono attuare dentro una civiltà. A quale civiltà si ispireranno le democrazie occidentali? Cioè, le civiltà sono tre: cristiana, islamica, oppure induista, quella dell'India. Allora fa l'esame delle tre civiltà e conclude dicendo: non c'è dubbio che la civiltà cristiana, l'umanesimo cristiano, è infinitamente superiore. Insisto, il movimento della vita. Ebbene, specialmente se vuole trovare presso i giovani, trovare interesse presso i giovani, e vuole essere preparatore del mondo di domani, bisogna che slarghi i suoi orizzonti, che punti su questa, che sono la realtà di domani, i grandi eventi del domani. Questi problemi poi, saranno questi problemi che arrivano in Parlamento, E la Francia è già costretta oggi a porsi questo quesito. Cosa sarà quando il 20-30% della Francia, dei francesi, sarà islamico? Lascio stare per un momento il grande tema dell'incontro, la sfida che ne viene nell'incontro tra cristianesimo e Islam, particolarmente per quanto riguarda la figura di Gesù Cristo, che l'Islam considera soltanto uomo, e pertanto. Dopodiché è chiaro che nel futuro, se vogliamo incontrarci con l'Islam in maniera corretta, dovremo preparare una generazione di ragazzi innamorati di Gesù Cristo. Ma passo subito a un terzo tema, il tema che ci sta più da vicino. Quella grande novità sarà quella della ricerca scientifica. Sì, perché la ricerca scientifica, che fino a ieri faceva da servetta all'autorità politica, al potere politico, al potere militare, al potere industriale, per rispondere sulle commissioni, gli ordini che gli dava, adesso la ricerca scientifica pone lei, la ricerca scientifica, l'umanità di fronte, e anche il potere politico, il potere legislativo di fronte degli interrogativi immensi. Perché? Perché la ricerca scientifica ha puntato in questi ultimi anni la sua attenzione sull'uomo, direttamente sull'uomo, sull'essere uomo. E ne è saltato fuori delle cose prodigiose alcune, rischiosissime altre. Prodigiose alcune. Voi sapete, faccio con le. È nato addirittura un nuovo ramo, una nuova materia di medicina, la medicina prenatale, la chirurgia prenatale, sì, la chirurgia prenatale, la farmacia prenatale. A Denver, 5-6 anni fa, hanno operato un feto che verso i 3 mesi si presentava idrocefalico. Sono riusciti con la piccola sonda a entrare lungo
dalla madre e arrivare fino con una piccola sonda con cui era collegato con un piccolo bisturi, arrivare a toccare, incidere la pellicola che formava il pus, liberarsi quella pellicola e il bambino nascere dopo i 9 mesi, nascere perfetto, una cosa prodigiosa, una cosa incredibile. Ma ci sono anche le cose meno prodigiose. E guardiamo poi i campi allora, i settori dove queste novità fanno problema. Primo, si è trovato un nuovo modo di nascere, lo sapete tutti, la provetta. Le Monde, 3 mesi fa, pubblicava uno studio in cui diceva che secondo gli esperti nel 2000 avremo circa un milione di bambini nati in provetta. Che significa bambini nati in provetta? La provetta, voi sapete, è fatta in maniera da un piccolo oggettino, dunque un vasetto, chiamiamolo pure così, nel quale vengono depositati in particolare liquidi che consentono perciò ai gameti maschili e femminili di incontrarsi e di operarsi la fecondazione. Ora, questo strumento è servito particolarmente nel mondo delle vaccine, per la purificazione della razza, vaccini, per questo grande commercio che sta svenendo tra l'Europa e il Giappone, il mondo del sud-est asiatico, creazione di razze vaccine perfette, per cui molte vaccine, le migliori, servono soltanto per fornire ovuli da fecondare in provetta, le altre servono invece da gestazione degli embrioni. È chiaro allora che utilizzando le migliori sempre eccetera solo per la fecondazione e le peggiori soltanto come portatrici a fare da vaglia viene alla purificazione. Bene, si è arrivato a pensare che si possa fare la stessa cosa per l'uomo. Ed ecco allora le donne che non riescono ad avere figli chiedere di ricorrere alla provetta, la quale provetta è utilizzato a volte all'interno della coppia, in aiuto alla coppia, ma per la gran parte dei casi alla donna magari che non riesce ad avere figli, perché ad esempio il marito non è sterile, dopodiché allora vengono estratti embrioni, ovuli, vengono fecondati in provetta, dopo che vengono immessi, eccetera. Conclusione, significa che cosa? Se è vero che nascono circa 1 milione di bambini all'anno, in Francia sono 30.000 bambini nati in provetta e nel 2000 saranno 1 milione, bisogna pensare che la gran parte di questi sono orfani, senza il padre o senza la madre. Soprattutto perché in America poi sta accadendo che il singolo che vuole avere una bambina, l'uomo che vuole avere, che il singolo dice perché non deve avere una bambina io, la ordina la commissione alla clinica, la quale raccoglie, mette insieme i gameti maschili e femminili, li fecondi in provetta, li tiene pronti. E allora vanno nella clinica e là hanno il dépliant. Cosa la volete, americano? La volete americano, europeo? Lo vedete americano esotico, pronto, capelli, quello che è alto, basso. E abbiamo così una lesione dei diritti fondamentali della vita, bambini privati del padre e della madre o di tutte e due. I francesi parlano la chiamano la procreazione des orphelins, creazione di orfani, è una lesione, è un vero delitto che priva i figli del padre e della madre. La coppia omosessuale lo chiede anch'esso,
la Danimarca 2 anni fa ha fatto una legge che consente il matrimonio fra uomini e fra donne, fra di loro. In un anno 782 coppie si sono sposate, subito dopo hanno preteso di avere dei figli, cioè di consentire di poter avere dei figli, ordinare dei figli, ordinare alle cliniche. Scusate, torno al discorso ancora, movimento della vita. Bisogna che slarghiate molto, molto, molto i vostri orizzonti, perché questo crea dei disagi infiniti. Io ho incontrato nella mia vita di parroco, specialmente a Sasso Maggiore, parecchi casi di ragazzi, ma di ragazze specialmente, che chiedevano di sapere chi era la loro madre. Guardate, non c'è pena, non c'è strazio peggiore di chi vorrebbe sapere, non riesce a sapere. Io ho incontrato una ragazza, ricordo il termine di una giornata di ritiro spirituale, mi chiede di parlarmi, scoppiò in lacrime, mi disse: io voglio sapere chi è mia madre, lei mi deve riuscire a aiutarmi. Le promesi, venne a saperlo, mi fece interrogare, disse che non la voleva riconoscere. La ragazza andò, si presentò un giorno, era in un negozio che lava secco. Entrò in mezzo alla clientela e gridò alla madre che era il babbo: tu sei mia madre! E quella così a gridare, potete immaginare, la rifiutata e quella andare via disperata. Movimento della vita, bisogna, perché chi è contento di essere uomo? Chi è contento di avere un padre, aver avuto un padre o una madre? Chi pensando alla propria infanzia capisce, sa che si è cresciuta lievitata come hanno lievitato il pane nel forno, no? Il pane che è cresciuto bene. Deve essere geloso allora di dedicare la propria vita a questa causa. Perché la maternità, la procreazione sia intatta, così, intatta, intatta, intatta. Che ognuno che nasca sapendo chi è il padre e chi è la madre. Ma c'è un secondo aspetto che pure è da sapere. Adesso la provetta viene utilizzata non appena per il rimedio alla sterilità, ma viene utilizzata particolarmente in Francia, viene utilizzata a scopo eugenetico. Spiego subito cosa vuol dire. Allo scopo, l'ho detto poco prima. Eugenetico cosa significa? Quel metodo che si usa con le vaccine per creare un mondo, per creare una razza sempre migliore. Bene, cosa spiego come avviene. Hanno chiuso due cliniche in Francia dove attentavano appunto un metodo di questo. In una la donna si presentava, apro una parentesi, perché la donna, spero che mi capiate, è un po' come il ciel di Lombardia di cui Manzoni diceva: così bello quanto è bello. La donna è capace di cose straordinarie, ma se la prende l'egoismo non conosce ostacoli. Allora, con lo scopo del bene riesce a compiere delle cose incredibili. Ecco, queste donne che vanno e vogliono avere un figlio più sano, più robusto, biologicamente più robusto. E allora in una clinica si faceva così. Prima veniva introdotto i gameti maschili dell'uomo, di un uomo più robusto, e poi quelli di un altro, e poi quelli del marito. Il giornalista di Le Monde dice: ma di chi sarà figlio questo qui? Non importa, quel figlio proposto. In un'altra clinica alla donna venivano estratti 10 ovuli, è roba del gennaio scorso, non è tanto del gennaio scorso, venivano estratti 10 ovuli fecondati prima col seme del 5 col seme del marito e 5 col seme di un uomo ritenuto più robusto. Una volta fecondati, avendo 10 embrioni, allora chiamavano il microbiologo, il quale esaminava dal punto di vista biologico quale di 10 si presentava più promettente, cioè dal punto di vista biologico. E
quello che lui giudicava più promettente e più robusto è quello che veniva avviato alla vita. Sicché se si fosse trovati insieme l'embrione di Einstein e quello di Tyson o di Carnera quando una volta avrebbero preferito Tyson e poi non avrebbe scelto nessuno. Movimento, non abbiate il movimento della vita, fate attenzione, drizzate le orecchie, seguite quel che sta accadendo, leggete, studiate, perché possiate, ripeto, allora, trovare anche più gusto nella vostra missione, perché a volte c'è della gente, non dico qui, io non ho, voi tutti bravi gente, credo qui ci siano tutti santi, ma c'è qualche parte del mondo dove crede che gli uomini e le donne legate all'impegno della vita, al movimento della vita, siano gente ormai chiuso dentro chissà quale, dentro un bunker, ancora presi sempre dall'idea dell'aborto, eccetera. L'idea che si slarga, di ripeto, si aprono degli orizzonti infiniti. E chi lavora nel movimento della vita deve farlo perché è contento di essere al mondo, perché stima la vita, felice della propria vita, di averla ricevuta qui, di aver ricevuto questa estimazione della vita, perché se vorrebbe che un altro avesse la stessa, sperimentasse la propria vita come un bene, così com'è per lui o per lei. Ma c'è un terzo, un altro, cito degli esempi. Avete sentito qualche mese fa, alla RAI, nel giornale, la notizia di un gruppo di studio che voleva salvare gli orangutan africani dall'estinzione? In che modo? Utilizzando le femmine orangutan solo per offrire ovuli da fecondare in provetta e poi da affidare la gestazione a chi? A chi? Alle donne africane, ben pagate. E a questo punto che il professor Testard, quello che aveva scoperto il metodo del congelamento che consente la fecondazione in privetta, ha scritto un libro intitolato L'œuf transparent, per annunciare al mondo che lui cessava le ricerche protestando contro l'abuso del metodo suo, della sua scoperta, perché dice: quando io vengo a sapere che il mio metodo, cioè l'utilizzo della provetta, debba servire a ipotesi di questo genere, che domani una mucca possa partorire un bambino e una donna possa partorire una simia, no, non ci sto, questa vergogna infinita. Ma sapete che c'è dell'altro, voi sapete che adesso hanno trovato un modo anche di scegliere il maschio anziché la femmina, scegliere il sesso del bambino. Notizia recente, il 15 gennaio scorso a Londra un certo dottor Liu di origine di Hong Kong ha aperto un laboratorio quale utilizzando un apparecchio di un certo dottor Erickson americano consente di discernere, di separare il cromosomo X da cui deriva il sesso femminile, il cromosoma Y che determina la nascita del maschio. E ha fatto sapere al mondo la notizia, sono accorse subito tante donne da tutto il mondo, anche dall'Italia, ma soprattutto dal mondo asiatico, a scegliere il sesso. Secondo voi quale sesso, qual è la maggior parte, quale sesso avrà richiesto? Maschio o femminile? Il maschio. E il professor Lejeune della Sorbona, 8 anni fa in una settimana di studio in cui ho partecipato anch'io a Bruxelles, ci diceva che quando questo sarà possibile, ci sono già 51 centri nel mondo capaci di operare e di attuare questo sistema, quel momento si prevede che si avrebbero 40 uomini contro 20 donne, perché sono le madri le prime a chiedere il maschio anziché la femmina. Nel mondo afroasiatico poi, siccome la femmina è una sciagura, la nascita di una bambina è sempre motivo di tristezza, sono loro soprattutto che cercherebbero di avere. Conclusione,
avremmo uno sconvolgimento demografico impensabile. Torno. Allora, farsi fare del movimento della vita una causa per cui impegnarsi, non è perdere tempo. E se poi uno lo sente, si sente ispirato dalla fede, deve pur ritenere di compiere una cosa prodigiosa, un grande servizio a Dio. Perché Dio ha provvisto attraverso la natura a creare una compensazione. L'uomo sarebbe in grado di sconvolgere. Ci pensate, 20-40 uomini contro 20 donne? Quale squilibrio? A meno che, dice il professor Lejeune, domani i governi facessero un decreto di questo genere, nei mesi pari ne saranno uomini maschi, nei mesi dispari ne saranno femmine. Cosa assurda. Infine, sapete tutti dell'eutanasia. L'Olanda ha già attuato in pieno, ha fatto una legge apposita per consentire l'eutanasia del consenziente, cioè di chi lo ha richiesto. E notate che l'Olanda però ha lasciato in vigore ancora la legge che lo punisce l'eutanasia. Perché l'ha lasciato ancora valido in vigore? Perché c'è un accordo internazionale europeo firmato a Roma nel 1950, in forza del quale le nazioni europee si impegnano a non consentire mai l'eutanasia. E allora ha trovato un modo, una scappatoia. Visto che ormai in pratica la si fa, allora è il tribunale il quale esamina come in certi casi, se vivono, sussistono certe circostanze, si ritiene forza maggiore. Allora si consente. Ma la novità è di questi giorni, si è saputo in questi giorni, che un medico ha operato l'eutanasia nel caso di una donna di 52 anni che avendo perso il marito ne fu presa da tale tristezza che le venne la voglia di morire. E andò dal medico, io voglio morire senza marito, cioè vedete che gli volevo piuttosto bene. Ma troppa grazia, Sant'Antonio. Ebbene, il medico le ha praticato l'iniezione e l'ha fatto morire. E il giudice l'ha assolto. Ma allora a questo punto che salto fuori il discorso, ricordate il discorso iniziale. La civiltà cristiana ci fa sapere che ogni uomo è intangibile. Ogni uomo è su quel mondo, su volontà dell'Onnipotente. Il mondo occidentale, anche quello che poi ha perso la fede, ha preso questo concetto, ne ha fatto il fondamento della propria civiltà. Sicché anche gli atei, anche i massoni dell'Ottocento, su questo tema sono stati fermi, assolutamente fermi. E le democrazie sono nate su questo principio, che ogni uomo è un essere intangibile. Diceva Kant, sempre fine, mai mezzo di nessuno. Sicché l'uomo, la civiltà nostra è questa, è quella che consente, che dice all'uomo tu sei padrone di tutto, meno che dell'altro uomo. Sul nascere e il morire tu non hai potere. Evidentemente a questo punto si scarta la magia. Non è più vero che l'uomo è intangibile. L'uomo allora è libero di decidere sulla vita dell'altro uomo. Notare un'altra cosa, che sempre in Olanda, senza che ci sia la legge, ma come prassi, anche i bambini che nascono difettosi vengono fatti morire. È un'altra civiltà. Ma allora, voi capite, tutti questi problemi fra poco arriveranno ai parlamenti. E anche il Parlamento italiano, nell'ultima legislatura, aveva un progetto di legge, non dico di quale partito perché non mi interessa dirlo qui, che prevedeva una cosa di questo genere: trovandosi il papà nello stadio terminale, il medico doveva consultare il figlio e i parenti più prossimi entro 12 ore. Se volevano o no liberarsene, cioè chiedevano o no di affrettarne la vita, la morte. Pensate un po'.
lo zio e il nipote, lo zio ricco e il nipote, che si chiede cosa ne facciamo di tuo zio? O no, che dico, no, il nonno e il nipote, no, no, il nonno e il nipote, il nonno e il nipote, potete immaginare.